Carlo Zinelli è un artista straordinario, una sorta di artista famosissimo e segreto. In un qualche modo ogni volta si riscopre Carlo Zinelli per una sorta di magia, i suoi personaggi, i pretini, gli animali, addirittura in alcuni lavori più o meno tutti della stessa misura, lui grida e scrive con questa sua magnifica ossessione calligrafica «Viva lo zoo!». Chi è Zinelli? Un artista diverso che esce semplicemente dall'avventura drammatica di una vita lavorata, pensata, vissuta in manicomio sì, ma che ci consegna qui a Palazzo Te un universo nuovo, fatto di immagini, fatto di simboli, fatto di una sorta di magia che è irripetibile e ossessiva. Devo dire che questo è un autore sicuramente molto importante, sul quale noi abbiamo già fatto delle azioni, abbiamo già fatto delle esposizioni, e dopo di questa sicuramente ne ripeteremo un'altra a Verona, con un'attenzione particolare alla presenza della popolazione infantile, con la quale si stabilisce molto facilmente un colloquio immediato. Noi siamo attivi in vari settori, tra cui quello dell'educazione e della formazione è uno dei principali, e credo che questa introduzione alla espressione figurativa sia assolutamente prioritaria. Per Palazzo Te abbiamo pensato un allestimento straordinario. Carlo Zinelli è spiegato, o meglio, in un qualche modo in continuità negli spazi, in una sorta di labirinto, dipingendo in modo ossessivo entrambi i lati di questi fogli, facendo scorrere queste figure, questi simboli. Zinelli consegnava veramente un diario quotidiano della sua fantasia. Per poterlo percorrere, opere sospese, opere poggiate a muro, un fronte retro continuo, un trompe-l'œil straordinario che risponde alla grande sala dei giganti con questi piccolissimi pigmei. È importante che Verona e Mantova aprano una collaborazione che speriamo cominci con questa produzione, che possa poi continuare in futuro. E poi perché, diciamo, la presenza di questo artista un po' particolare ci è sembrata degna, veramente degna di attenzione. Carlo Zinelli è un artista apparentemente minore, un uomo umile, un uomo dolente, un uomo che ha avuto una vita anche avventurosa, ma sicuramente segnata dal patimento, e che però ha saputo trarre da questa vicenda personale dolorosa delle scintille di gioia, dei diamanti che sono questi lavori. È un uomo che nel rapporto con la pittura e con l'immagine ha composto un percorso contemporaneamente terapeutico per sé, ma in fondo anche terapeutico per tutti. L'universo di Carlo Zinelli esce da quella che è la sua psicopatologia, la sua malattia, esce dal manicomio e si consegna con dei fogli di misura identica, come se fossero un flusso continuo, in una sorta di grande attualità. Anzi, è un antesignano della nuova figurazione, la sua opera per 30 anni scorre come un fiume di fantasia e ritroviamo, come dire, questa ossessione meravigliosa che va dal dolore alla festa, alla guerra, ai fiori, a queste piume incantevoli che consegnano quest'uomo veramente all'invenzione della nuova figura del XX secolo.